Carmelina Galante, partita nel 1921 da Castellammare del Golfo e poi diventata una grande sarta e quindi autrice di 50 componimenti poetici. Invece il 3 ottobre abbiamo dedicato il pomeriggio alla figura del tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati, una figura nuova per aiutare i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, gli adolescenti che sono in Italia da minorenni e non hanno genitori, non hanno adulti in famiglia che si possano occupare di loro. Abbiamo inserito questi due avvenimenti e anche quello di oggi in un programma intitolato Ottobre, andiamo, è tempo di migrare. Questo programma appunto voleva essere di stimolo alla riflessione per tutti su questo problema che non è poi un problema ma è una leva fondamentale di tutta l'umanità. La storia dell'umanità è fatta di migrazioni e senza migrazioni non saremmo qui. Se i nostri antenati africani, Homo sapiens sapiens africanus, non fossero partiti dall'Africa verso il nord, non saremmo noi oggi qua. Questa vicenda migratoria appunto l'abbiamo voluta dedicare ai nostri fratelli emigrati, ma anche a chi oggi arriva in Italia, a chi oggi tenta di arrivare in Italia e spesso non ci riesce perché cola a picco dentro il mar Mediterraneo. Voi sapete che si calcola in circa 20.000 persone che sarebbero morte nel tentativo di attraversare questo mare. Quindi noi abbiamo costruito questo museo, che però non è finito, è un museo ancora da completare, e abbiamo investito di questo compito i ragazzi della scuola media di Villafrati, di cui ci sono qui alcuni rappresentanti,
perché manca ancora a questo museo una parte che riguarda gli ultimi 50 anni. Dopo la seconda guerra mondiale ci fu una grande ondata migratoria, come sapete, per il nord Italia. I nostri sono andati a lavorare in Lombardia, a Genova, a Torino, e è continuata l'emigrazione in America, in Nord America, e c'è stata un'emigrazione anche in Europa, nei paesi europei, tra cui la Svizzera, la Germania, il Belgio. In particolare da Villa Frati c'è una comunità vicino a Losanna, nel paese di Vevey, in cui sono andati a finire i nostri emigrati, che spesso non potevano portare i loro figli perché gli svizzeri, almeno di alcune regioni, non gradivano la presenza dei bambini, per non far diventare emigrati definitivi gli immigrati che per loro devono essere stagionali e basta. Prendevano il più possibile e poi tornavano in Italia. E questa parte dell'emigrazione sarà curata dai ragazzi della scuola media di Villa Frati, che considereranno poi questo museo ovviamente un prodotto del loro lavoro, assieme agli insegnanti che hanno fatto il progetto e daranno vita a questo lavoro. Il nostro museo, come sapete, vuole fare riflettere sulle migrazioni, vuole fare capire quale apporto hanno dato i siciliani a queste migrazioni, quale apporto hanno dato dentro le migrazioni le donne col loro lavoro, sia nei punti di arrivo sia nei paesi da cui partivano i loro mariti, i loro figli, i loro giovani, e serve anche a far riflettere sui pregiudizi, perché quando i nostri emigrati sono andati in Nord America o anche in Australia o anche in Francia, non sempre erano accolti con le braccia aperte. C'è una canzone che dice: la Svizzera ci accoglie a braccia chiuse, ci mette il pane duro dentro in bocca, perché gli italiani erano spesso visti come dei facili al coltello, o gente che fa casino, che fa rumori, gente che fa processioni con grande dispendio di soldi senza motivo, e gente che magari è sovversiva, che fa degli scioperi in prima fila, o che è crumira, cioè che lavora contro la lotta degli altri. Questi pregiudizi rivolti agli italiani sono stati superati dall'impegno dei nostri emigrati, che hanno fatto vedere con il loro lavoro, la loro fatica quotidiana, di che pasta erano fatti e se erano o non erano gente facile al coltello, sporca e cattiva, oppure era gente che era lì per lavorare. E questa vicenda migratoria è cominciata non dalla Sicilia, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte. Sono quelle le prime regioni da dove a fine 800 sono partiti i primi emigranti dall'Italia. Poi, molto tempo dopo, è arrivata anche la Sicilia. Ma all'inizio il nord Italia era il territorio più prolifico per quanto riguarda gli emigranti. Ecco perché quando è nato il nostro museo, a gennaio, abbiamo subito pensato che bisognasse in qualche modo collegare il sud e il nord dell'Italia, e quindi, avendo visto su Facebook il sito del Museo Interattivo di Belluno, abbiamo ritenuto che una collaborazione, un gemellaggio, un patto di comune condivisione andasse fatto per andare avanti noi come museo, per capire meglio come muoverci, per trarre esperienza da quello che loro avevano già fatto, e abbiamo quindi preso contatto subito con il Museo Interattivo di Belluno, che è una costola dell'associazione Bellunesi nel Mondo. Belluno è una città di 35.000 abitanti che ha dato grande parte di sé, che è l'ultima provincia del Veneto, al nord, che ha dato grande parte di sé all'emigrazione in tutte le parti del mondo, la più antica in Argentina e in Brasile, ma anche in altre parti dell'Europa. E il professore Emilio Franzina, che è un grande studioso dell'emigrazione, uno dei più grandi, uno dei primi a occuparsi di emigrazione, ha raccolto le lettere degli emigrati veneti in Brasile e ci ha fatto
dei libri molto importanti che hanno dato a noi la stura per occuparci di questo problema. Ma adesso do la parola, vi ho spiegato insomma come è nata questa idea del gemellaggio che oggi sarà firmato, perché abbiamo qui ospiti il dottor Oscar De Bona, che è presidente dell'Associazione dell'Unesco del Mondo, e il dottor Marco Crepaz, che dirige il Museo Interattivo di Migrazione di Belluno. E abbiamo anche qui ospiti il professore Giuseppe Sommario, che dirige il piccolo Festival delle Spartenze, che in Calabria da alcuni anni cerca di riannodare i fili tra i giovani e il loro territorio, tra gli emigrati e la Calabria, ma non solo ovviamente. E poi abbiamo il professore Marcello Saia, che come sapete è il nostro ispiratore, perché ha dato vita alla rete dei musei siciliani dell'emigrazione. Io ringrazio tutti voi per la presenza, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questa manifestazione di questa sera, che continuerà poi con uno spettacolo musicale, e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo, che con gli impiegati della biblioteca, la direttrice Giuseppino Lambicina, per quello che Landolina, io ho modificato il cognome, e ringrazio i componenti del consiglio di gestione, il comitato scientifico e tutti quelli che si sono adoperati per questo, ma ovviamente in primo luogo il sindaco, che è più presente per darci un saluto, Francesco Agnello. Buonasera a tutti e benvenuti questa sera a questo evento, a questa giornata particolare piena di significato. Un particolare ringraziamento naturalmente al professore Oscar De Bona, al professore Marco Crepaz, espressione del museo, del direttore, presidente e direttore del Museo delle Migrazioni di Belluno. Come diceva Santo Mondino, professore Saia è ispiratore di questo museo. In questo museo voglio dire due parole su come nasce, su qual è stata quella che è stata la scintilla che ha fatto nascere l'idea. In seguito a una mostra tenuta qua, diciamo, rappresentata, il professor Saia ci aveva proposto di fare attraverso Santo Mondino di fare una mostra in queste sale, in queste stanze. A fine mostra il professore Saia ha detto: perché non dedicare questo luogo, che è stupendo per noi villafratesi, a poter creare una mostra permanente? Da lì, diciamo, ci siamo attivati. La sensibilità dell'assessore allora Mercante, 3 anni fa, diciamo, che si è prodigato anche con la collaborazione di Santo Mondino già allora, e da lì si è dato inizio all'iter che ha portato oggi a poter accogliere i frutti di quello che abbiamo realizzato. Abbiamo sfruttato l'opportunità, perché questo luogo è un luogo particolare. Abbiamo sfruttato l'idea che questo luogo ha per il villafratesi un significato particolare, perché è stato simbolo di oppressione. Questa era la sede del Palazzo Baronale, era la sede dei filangieri, ed rappresentava un luogo distante dal villafratesi. Questo luogo probabilmente è stata una delle concause, ha avuto un ruolo determinante nella scelta di tante migliaia di concittadini che hanno dovuto abbandonare il proprio paese perché la loro situazione familiare, il loro tenore di vita contrastava nettamente con quella che era la vita del palazzo. Hanno dovuto fuggire per scappare alla miseria, alla fame, all'ignoranza. Abbiamo voluto creare questo museo in questo posto proprio perché i ragazzi di oggi possano, attraverso la storia, la conoscenza della storia, attraverso la conoscenza del passato, poter capire, poter studiare le ragioni che hanno portato a quelle condizioni, a dover lasciare la propria terra, a dover lasciare i propri affetti. Quale migliore occasione? Quale migliore occasione di un'amministrazione che vuole pensare al futuro e sa che non si può costruire un futuro se non si conosce il passato? Allora, attraverso istituire un museo in questo posto aveva il doppio significato, quello di dare questo luogo che era oggetto
diciamo, di riscontro sociale, farlo fruire alla collettività e contestualmente diventare laboratorio di cultura, laboratorio di studio, laboratorio per la crescita sociale e civile del nostro paese. Oggi abbiamo una grande opportunità, andiamo a stipulare una convenzione, un protocollo d'intesa con un museo che rappresenta un'altra parte dell'Italia, proprio perché vogliamo crescere, vogliamo interrelazionarci, vogliamo utilizzare le conoscenze per poterle condividere, per poter studiare le concause. Sono sicuramente paesi che distano parecchi chilometri, siamo agli antipodi dello stivale, ma sicuramente le ragioni che hanno portato a lasciare la propria terra hanno un comune denominatore. Probabilmente il Veneto ha anticipato i tempi della migrazione rispetto alla Sicilia, ma il denominatore comune era sempre lo stesso, era quello di trovare una condizione di vita migliore e sfuggire alla miseria e alla fame. Però stasera io con grande gioia posso apprezzare qual è l'esito finale, il risultato finale di una delle regioni che oggi si colloca tra le più sviluppate, tra le più industrializzate d'Italia, dove il tenore di vita è ai livelli più alti d'Italia. Purtroppo la stessa cosa non posso dire per la Sicilia, perché ad oggi rispetto a quello che sono state le cause che hanno determinato le varie fasi dell'emigrazione, la Sicilia continua a vivere una situazione drammatica. La Sicilia, a differenza di anni degli inizi del Novecento, quando migliaia di persone sono andate verso le Americhe, oppure dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando hanno preferito emigrare verso i paesi del nord Italia o nord europeo, anche della Francia, Svizzera e altri paesi, Germania, a differenza di allora i giovani continuano ad emigrare. Sono migliaia di giovani, lo constatiamo tutti, ma anche lo stesso presidente Musumeci pochi giorni fa lanciava l'allarme migrazione di migliaia di giovani che stanno andando via dalla Sicilia. La differenza però, come dicevo poco fa, che mentre all'inizio del Novecento ad emigrare erano le braccia, erano quelle persone che andavano a costituire la manodopera nelle miniere, nelle fabbriche, nelle industrie, oggi stanno emigrando migliaia di ragazzi laureati che non riescono a trovare un posto di lavoro. Tanti di loro, chi resta qua, chi rimane, probabilmente trova qualche lavoretto e penso che nella maggior parte dei casi potrebbe fare addirittura meno del titolo di studio, perché sono lavori che sicuramente non sono l'aspirazione dopo anni e decenni di studio. Quindi la situazione è drammatica, la situazione è più che mai reale e attuale, va vissuta, va studiata, va capita, dobbiamo capire le ragioni. Qual è stato il percorso storico che ha portato una regione, sicuramente probabilmente la congiuntura anche territoriale e geografica ha portato il Veneto oggi ad essere tra le prime regioni d'Italia, ma non è stato solo quello, è stato sicuramente è stato quello che sono le conoscenze, la cultura, il modo di affrontare la realtà, il modo di poter proprio di sfidare quella che era praticamente la situazione. Hanno saputo superare quel momento di crisi che l'aveva portata ad emigrare verso altri paesi. Così non abbiamo saputo fare noi in Sicilia. Noi ancora siamo vittime di un sistema di clientelare, di un retaggio culturale passato, di un modo vecchio di fare politica, dei giovani che sono scoraggiati, che non vogliono a volte rinunciano anche allo stesso avvenire, allo stesso futuro, trincerandosi dietro un telefonino e non affrontando quelli che sono i problemi reali. Noi questi momenti devono diventare momenti costruttivi, perché dobbiamo uscire da questo dramma e noi come amministrazione comunale abbiamo il dovere di fare questi problemi, di farli nostri e cercare di crescere in questa direzione. Dobbiamo mettere in atto tutte le misure per superare questo stato di crisi che continua a caratterizzare la nostra isola. A questo si aggiunge il problema a cui faceva riferimento Santolombino. Naturalmente il problema ora dell'emigrazione siciliana verso altri paesi si interrelaziona, si correla con quella che è l'immigrazione verso il nostro paese. Migliaia di persone approdano qua in Sicilia. E la maggior parte di loro utilizzano l'approdo solo cercando di pensare altrove, cioè facendola diventare una meta transitoria, perché anch'essi sono a conoscenza che la Sicilia purtroppo non ha grandi possibilità
di sviluppo non dà grandi possibilità di lavoro, ma sono persone che noi abbiamo, la Sicilia in particolare, che ha accolto, un paese che ha bisogno, che ha tanto bisogno, che però ha dimostrato il grande cuore, un cuore grande. Il comune di Palermo, il sindaco Orlando si è fatto promotore dell'accoglienza, promotore dell'integrazione, e noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare la stessa cosa. Siamo consapevoli di quello che è stato il nostro passato, siamo consapevoli di quello che diceva poco fa il professore Santolombino, che i siciliani probabilmente non sono stati trattati bene ovunque che si andava, ma noi sulla base degli errori del passato non dobbiamo commettere la stessa cosa. Sono persone, migliaia di persone che lasciano la guerra, che lasciano condizioni di vita disumane e che vogliono trovare un modo, quantomeno avere un futuro su cui sperare. Noi non possiamo bruciare questo futuro, dobbiamo fare la nostra parte per quello che possiamo. Io non mi voglio dilungare, naturalmente ci saranno altri interventi, mi voglio solo limitare a fare ringraziamenti. Questa sera per noi è un evento speciale, questo protocollo d'intesa mette in relazione questo neonato museo dell'emigrazione con il resto d'Italia, con le problematiche che caratterizzano altre parti del paese. Sicuramente questo ci potrà aiutare a crescere insieme, voi metterete a disposizione la vostra conoscenza e sarete da maestri nei nostri confronti, visto la maturata esperienza. Noi faremo la nostra parte, sicuramente dallo studio, dalla conoscenza di quella che è la nostra storia, dagli errori del passato, noi sicuramente potremo pensare a un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Naturalmente un grande ringraziamento al professore De Bona e al professore Crepas per averci onorato questa sera della loro presenza. Avete fatto un viaggio, diciamo, lunghissimo, e spero che vi possa essere un buon viaggio. Grazie. Un grande ringraziamento a Santo Mondino. L'assessore che tanto ha creduto in questo protocollo di intesa, si è prodigato. Un grande ringraziamento al professore Saia, perché è la persona grazie alla quale questa sera esiste questo museo delle migrazioni. E diamo la parola al professore. Prima gli italiani, dice il nostro vicepresidente del Consiglio, dicendo una grandissima bestialità, perché, amici miei, se noi consideriamo che oggi il 30% delle pensioni viene pagato agli italiani grazie al fatto che ci sono una quantità di extracomunitari che, messi in regola, contribuiscono a poter pagare le pensioni agli italiani, se non ci fossero questi extracomunitari noi non saremmo oggi in grado di affrontare seriamente, come lo affrontiamo, il problema delle pensioni. E continuano a dire prima gli italiani, parlando alla pancia delle persone, a persone che ovviamente hanno uno stato reale di disagio, perché, l'ha detto bene il sindaco, un giovane su tre dotato di titolo di studio ogni anno se ne va via, se ne va all'estero. Questa è la nuova immigrazione. Noi saremo nelle condizioni tra 30 anni di avere in Italia una società di italiani vecchi, e le classi lavoratrici saranno in gran parte costituite da immigrati. Questo o vogliamo o non vogliamo, perché l'emigrazione non è un fenomeno che si può fermare, come significa fermare le onde dell'oceano con le dita. L'emigrazione continuerà, e che Salvini voglia o Salvini non voglia, il mondo, l'Italia sarà in grandissima trasformazione, e tra 30 anni noi avremo una società molto più colorata di quanto non lo sia adesso. Allora il problema qual è? Il problema è che il fenomeno della
delle migrazioni va governato, va governato nella maniera giusta. Governare le migrazioni significa avere la possibilità di predisporre un piano di ingegneria sociale per tentare il miglior metodo di accoglienza, avere la possibilità di mettere gli emigrati laddove è necessario, laddove esiste uno spazio economico, sociale e politico per l'integrazione. Ha ragione il sindaco di Riace, ha ragione a fare quello che ha fatto, ed è una grande bestialità il fatto di perseguire il sindaco di Riace, perché ci devono essere 1.000, 10.000 Riace in Italia, ed è questa la soluzione, la prima soluzione del problema. Per la verità la soluzione è molto più complessa e riguarda l'intera Europa, però non affronto neanche questo problema, perché ovviamente è un problema estremamente complesso che ci porterebbe via un sacco di tempo. Il modo migliore, uno dei modi per poter affrontare il problema della individuazione del corretto modello di accoglienza, è quello di studiare l'emigrazione nostra, quella l'emigrazione storica, quella di fare mente locale su quando gli extracomunitari eravamo noi e andavamo in America e subivamo quello che ora facciamo subire agli emigranti che vengono dall'altra sponda del Mediterraneo. Ed è per questo che sono nati i 7 musei, gli 8 musei dell'emigrazione, perché il La Frati rappresenta l'8º museo dell'emigrazione in Sicilia, forse il 7º, perché uno di questi, quello di Savo, che non sta tanto bene in salute, però ovviamente noi abbiamo questa rete dei musei dell'emigrazione che in Sicilia rappresenta in qualche modo il fenomeno migratorio in tutte le sue sfaccettature, perché l'emigrazione non è solo identica a se stessa, non è un'emigrazione soltanto. Se noi andiamo a studiare l'emigrazione siciliana, così come l'emigrazione veneta, l'emigrazione dalle valli alpine, troveremo che ci sono tante emigrazioni, quante sono le condizioni socio-economiche delle terre che hanno partorito questa emigrazione, e troveremo che i comportamenti migratori sono diversi, troveremo che la storia delle comunità derivate è una storia assolutamente diversa ed è in funzione di quello che sono state le società che hanno germinato questa emigrazione. E allora dobbiamo studiare l'emigrazione, e Santo Lombino ha fatto un lavoro straordinario. Io sono orgoglioso di avere Santo Lombino nel direttivo della rete dei musei, perché qui, insieme ad un sindaco intelligente che ha capito l'importanza di questo lavoro che stiamo facendo, è riuscito praticamente a distillare un germe che è destinato a crescere e a crescere potevolmente. E allora devo dirvi una notizia finalmente buona. Io vi porto i saluti dell'assessore Fusa, che è l'assessore alla cultura della regione siciliana e delle identità, che doveva essere qua e poi all'ultimo non ce l'ha fatto. Abbiamo discusso a lungo finalmente con un assessore che è riuscito a capire questo lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo discusso a lungo con l'assessore Tusa e abbiamo fissato per il 16 di gennaio nell'isola di Salina, che è il luogo dove è nato il prototipo dei musei dell'emigrazione siciliana, avremo il piacere di ospitare il direttore del Museo di Villa Frate insieme al sindaco e tutti i direttori dei 7 o 8 musei che esistono in Sicilia per un confronto serrato con l'assessore Musa e per vedere di capire un modo di sostenere economicamente lo sforzo che è stato fatto in tutta la Sicilia.
È la prima volta che riusciamo ad ottenere questo obiettivo, ci abbiamo tentato tante volte e non ci siamo riusciti, però questa volta probabilmente abbiamo imboccato il circolo giusto per poter arrivare. Quindi grazie per il lavoro che fate e che continuate a fare, e io purtroppo devo andare via perché devo essere a Catania entro breve tempo, però sono estremamente contento di questo gemellaggio con questo museo del Nord. Ce n'era un altro, credo, dalle vostre parti, che era in un piccolo paese che non mi ricordo come si chiamava. Lano di Piave, probabilmente. No, non era Lano, era un nome composito, ma era forse in provincia di Pordenone. Ah, forse Pordenone, Antonio. Montereale. Bancellina. Ah, oh, vabbè, Bancellina. Era... Allora, dico questo collegamento mi sembra una cosa molto importante, questo protocollo d'intesa. Voglio dire che i musei dell'emigrazione hanno cominciato in alcuni posti a Sarina, ma non solo a Sarina, anche a Gerratana, di sviluppare un'attività economica di grandissimo prestigio, cioè quella di supportare il cosiddetto turismo del ritorno. Le comunità emigrate hanno bisogno di riscoprire le loro radici e chiedono ai musei di trovare le loro radici, chiedono assistenza per venire in Italia e chiedono, come nel Vallone a Sutera, la possibilità di comprare queste case nei centri storici. Quindi sempre di più questo sta diventando un fatto economico, quindi oltre al grande valore culturale, quello di avere un rapporto con le comunità siciliane che abitano in America o negli altri continenti, che sicuramente arricchiscono la nostra identità e la nostra cultura. E trovo l'occasione per salutare il presidente dell'associazione di Garfield, che poco tempo fa mi hanno ricevuto, che sicuramente è un valore di per sé l'incontro con questi siculo americani, su cui sono state scritte tante cose, ma è di estremo interesse di riuscire a capire questo mondo dei siciliani d'America o dei siciliani dell'altro continente. Quindi c'è anche un valore economico che si sta affermando sempre di più. Quindi siamo sulla strada giusta, continuiamo in questa direzione e credo che da qualche parte arriveremo. Mi dispiace di dover andare via e di non poter proseguire l'ora, ma devo assolutamente. Oltre ai rappresentanti dell'Associazione Bernese nel Mondo, è con noi un testimone di questo gemellaggio che però si unirà anche lui al lavoro comune, il professore Sommario, che attualmente lavora alla Cattolica di Milano e che ha, come ho detto poco fa, preparato nel corso degli anni questo piccolo festival delle spartenze che si svolge in provincia di Cosenza. A lui la parola. Buonasera a tutti, ringrazio il professor Rodrigo Santo per l'invito. È stata una settimana abbastanza interessante, perché si è aperta a Roma con gli stati generali della lingua italiana nel mondo. Mercoledì c'è stata la presentazione dell'ultimo rapporto degli italiani nel mondo a Roma con la Migrantes e chiudo qui a Villa Prati con il gemellaggio. L'appuntamento più importante è questo. Ma infatti il dolce fondamentale è questo. No? Molte cose già sono venute fuori, io porto semplicemente la mia esperienza. Ormai diciamo, come è nato il Festival delle Spartenze, poi ci unisce anche il nome. Sono 7-8 anni ormai che mi occupo per
lavoro per le mie ricerche, sia prima per l'Università di Messina, adesso per la Cattolica, di italiani nel mondo, in particolar modo le comunità derivate calabresi. Io sono calabrese. Durante questi viaggi ho incontrato, come potete immaginare, tantissimi migranti, e è nata in giro per il mondo quindi la domanda: che cosa posso fare tornato in Italia per queste persone che mi hanno aperto, no, perché poi diventava non solo un lavoro, ma diventava proprio con ogni emigrante si instaurava una sorta di amicizia, ma di amicizia per la pelle, no? Ti aprivano le case, ti invitavano a cena che non finivano mai, ma poi dovevi andare a casa di tutti i parenti, perché sennò c'era una sorta di rivalità. E in particolar modo mi piace ricordare qui l'incontro con una signora anziana calabrese che è partita nel 47 da Cropalati, un paesino vicino, e non è più tornata, no? E che mi ha accolto, appena sono arrivato, mi ha accolto in Argentina, Buenos Aires, è una periferia di Buenos Aires. Appena sono arrivato mi ha detto: "Buonvenuto in un paese mio". Sono andato in questa casa e sembrava questa casa di nonno. Le pareti c'erano i santini, i morti, quindi per me è stato un cortocircuito, ho detto: "Ma dove sono?". Il cibo era uguale a quello, cioè salsicce, soppressate, era uguale a quello del paese. E poi abbiamo conversato tantissimo, era molto interessante, perché eravamo io e lei che parlavamo il calabrese, il figlio parlava l'italiano un po', cioè un italiano un po' misto, interferito dallo spagnolo, e il nipote parlava il castigliano, però ci capivamo benissimo. E prima di salutarmi mi disse: "Mo che ti ricoglia la casa, non discordare i nomi", che per me è diventata quasi una missione, no? Non scordarti, e secondo me è ancora più forte di ricordati. Non scordarti nasconde, oltre al desiderio di essere ricordati, la paura proprio di essere dimenticati, no? E alla fine attorno a casa, oltre ovviamente ai libri che ho scritto e che sto scrivendo, ho cominciato a coltivare l'idea di far nascere un evento, e quindi che raccontasse la storia, le storie delle migrazioni, perché per me il vero problema dell'Italia, no, è che la storia delle migrazioni, le tante storie, qualcuno qua in sala, non si conoscono. Il vero problema dell'Italia è che questo tema, come diceva pure anche prima il professore, è stato cancellato. Non solo oggi si parla molto di immigrazione, no? Però se noi guardiamo i numeri non c'è paragone. Ancora lo scorso anno, proprio i dati attuali, i numeri sono nettamente sbilanciati in favore dell'immigrazione. Parlavo prima con il direttore del Museo di Belluno, ancora oggi dall'Italia si emigra in tanti. Scorso anno 129.000 italiani hanno lasciato l'Italia, e non solo i cervelli, cominciano ad andarsene anche gli anziani. La fascia di età che ha registrato il maggior numero di incremento lo scorso anno è stata quella degli anziani, il 79% in più, sia perché letteralmente non ce la fanno arrivare a fine mese, cioè sono stati in Portogallo 10.000 anziani in un anno, perché c'è la defiscalizzazione totale. Ma anche spesso e volentieri vanno a fare i babysitter ai figli, perché molte hanno famiglie, quindi c'è il ricongiungimento familiare al contrario, no? Quindi è una storia drammatica che però non racconta nessuno. Noi apriamo i giornali, andiamo a parlare dell'Aquarius, prima gli italiani, quali italiani, come si capisce. Però questa storia non si. L'Italia non si è mai occupata seriamente degli emigranti. Pensate soltanto che poi diventa una mia battaglia. Come fa un paese come l'Italia, che ha visto in oltre, diciamo, 150 anni emigrare 30 milioni di persone, a non avere la storia dell'emigrazione come materia di insegnamento nelle università? C'è di tutto nelle università, storia delle minoranze cubane, però non c'è la storia dell'emigrazione italiana. Com'è possibile che nelle scuole regionali non si insegna, adesso il Veneto l'ha fatto, no? Però come il Veneto, perché non facciamo storia dell'emigrazione siciliana nelle scuole medie o superiori, o calabrese? Com'è possibile? Cioè, eppure siamo regioni che siamo stati completamente segnati da questo fenomeno. Segnati anche perché ovviamente l'emigrazione riguarda non solo chi è partito, ma anche chi è rimasto. Lotesi, un antropologo calabrese che si è occupato molto, ha coniato questa categoria che per me è verissima, quella dei restati, no? Cioè, intanto, no, c'è un legame sempre diretto tra chi è partito e chi è rimasto. Ci sono fratelli, ci sono
usanze, stili di vita, no? La separazione è stata separazione, ma fino a un certo punto, no? Diceva questa metafora che le due comunità non si staccheranno mai, non si ricongiungeranno mai come a un tempo, però mai si stancheranno di inseguirsi. Allora questo è stato tutto, questo ragionamento mi ha portato a creare questo piccolo festival delle spartenze. Dicevo a Paludi, perché è il mio paese, ma anche perché il comune calabrese sotto i 5.000 abitanti che registra il maggior tasso di abbandono a causa dell'immigrazione, il 167%. Per ogni paludese che ha Paludi, 3-2 sono fuori. Okay? E i numeri sono sempre sottostimati in questo senso, no? Come dicevamo, perché noi facciamo affidamento all'AIRE, ma moltissimi non si registrano all'AIRE. Io stesso vivo a Roma e Milano, però sono residente ancora a Paludi, no? E di tutto questo ho detto, raccontiamo, il Festival delle Spartenze, che quest'anno ha registrato la terza edizione, è un tentativo, così vogliamo dire, di sanare la frattura che si è creata inevitabilmente con la storia dell'emigrazione, di riportare al centro di quello che è il territorio dell'Alto Ione Cosentino il tema dell'immigrazione, mettendo intorno al tavolo attori territoriali, istituzioni, soprattutto artisti, perché l'idea è quella di raccontare il fenomeno attraverso i fenomeni artistici, teatro, musica, cinema e anche incontri, presentazioni di libri. Spartenze, ovviamente il termine è stato, mi è piaciuto fin da subito, sia perché Spartenze, conoscevo ovviamente il libro, ma mi piace l'idea di Spartenza perché Spartenze ha in sé la parola partenza, che ovviamente spartire significa dividere, che come dire, è l'atto primo che genera l'emigrazione, la separazione, la frattura per chi parte e chi resta, ma, e qui veniamo al festival, spartire significa anche condividere, no? Ed è la condivisione il significato ultimo di questo festival, raccontare, coabitare, no? Condividere delle storie, condividere un luogo come il caso di Paludi, condividere le esperienze come stiamo facendo noi adesso. Per questo, e poi una volta ho incontrato Vinicio Capossela, no? E mi faceva pensare, no, che era rimasto colpito dal nome, mi faceva pensare, poi fra l'altro spartire, spartito, fa pensare allo spartito, quindi c'è anche una nota musicale dentro, no? Quindi l'ultima cosa che voglio dire a proposito di questo festival, ovviamente mi auguro che, non siamo già pronti, già ne parlavamo prima, che il festival accolga i contributi e stipuliamo delle collaborazioni sia con il Museo delle Spartenze, ma anche con prima, adesso troveremo sicuramente la modalità per ospitarvi alla prossima edizione. Noi da quest'anno già abbiamo aperto due sezioni, diciamo. Una è il primo raduno dei ricercatori calabresi in giro per il mondo. Ovviamente avendo pochi fondi abbiamo portato a Paludi solo quelli che erano presenti in Calabria, però abbiamo avuto collegamenti in giro per il mondo. E l'altra cosa che volevo dire è quella di rendere la Paludi itinerante. No? Si parlava prima di fare una tappa qui a Villa Frati, ma sicuramente dal prossimo anno andremo a sia una tappa in Basilicata sia a Zurigo, perché per me il significato proprio profondo è quello di, come dire, recarci in visita, andarli a visitare i nostri migranti, perché qua alla fine è loro questo quello che cercano, no? Per dire attenzione, la cura, no? L'attenzione e non essere dimenticati. Bene, mi fermo qui, ringrazio ancora per l'invito e vi aspetto tutti al piccolo festival delle spartenze il prossimo 1, 2, 3 agosto. Pochi giorni fa ho saputo che in India, ad Amritsar, città famosa perché durante la lotta di Gandhi contro il Regno Unito ci fu una strage fatta dai soldati, in questa città indiana c'è il Partition Museum, il museo delle spartenze in India. Partition Museum. Hai copiato da loro. Abbiamo copiato da loro. O loro hanno copiato da loro, chissà. Allora, do adesso la parola ai nostri ospiti gemelli, il dottor Oscar De Bona, che è presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Prego. Ma posso stare seduto? Come vuoi. È autorizzato. Mi sento un po' mio agio. Allora, noi praticamente nella storia dell'immigrazione una volta c'erano i matrimoni, i fidanzamenti, i matrimoni per corrispondenza, i matrimoni per delega. Sì. Una era stata promessa, non l'ha partito, non sapeva neanche come era fatto. Capite il dialetto? Sì. E quindi praticamente io e Agnello, no?
io e Francesco ci dovremmo fidanzare, non ci siamo mai visti prima, pensavo biondo, e quindi noi abbiamo l'autorizzazione avuta dal nostro consiglio, il nostro consiglio, noi abbiamo ancora 8.000 soci, la nostra associazione sono gli 8.000 soci che votano, quindi non ci sono calati dall'alto o altre iniziative, no? Come capita a altre consorelle nostre in altre parti d'Italia. Quando ci è arrivata la richiesta, l'abbiamo portata subito all'esame del direttivo delle nostre famiglie ex migranti, perché abbiamo 20 famiglie che rappresentano 20 località diverse della nostra provincia, che una volta che sono rientrati dall'estero hanno messo su un'associazione. Perché l'hanno messo su? Perché quando andavano in comune erano considerati figli di nessuno. Andavano al sindaco, siccome non li avevano votato perché erano via, non interessava niente. Andavano negli uffici delle anagrafe per chiedere qualcosa. Tu non puoi dare delle risposte come uno che abita nel tuo paese tutti i giorni dell'anno. Uno che sta 20 anni in Svizzera, 20 anni in Belgio, 20 anni in Stati Uniti, ha vissuto in una realtà completamente diversa dal punto di vista della burocrazia, e quindi chi c'è dietro lo sportello dell'ufficio pubblico dovrebbe avere una sensibilità maggiore di spiegare due volte, anche tre volte, e di recepire e di dare una mano, insomma, capire che questo tra l'altro rientra e aiuta anche a diminuire lo spopolamento, ti versa anche qualche soldino al comune di tasse, insomma. E quindi c'era questa situazione, e quindi sono nate le famiglie, perché praticamente i vecchi amici di quando, come l'assessore Lodovisi mi ha raccontato, andava qui quando c'era l'acqua che arrivava sul ecco, i bagni lì dove andava quando aveva 12-13 anni, ma li portava anche alla Borussia. E cioè non ci sono più quegli amici di una volta, non ci sono più, non sono andati avanti come dicono i nostri alpini, quando uno muore lo dicono che uno va avanti, oppure sono andati da altre parti, quindi erano praticamente stranieri nel paese dove loro per 30-40 anni avevano versato le tasse, tutto quello che avevano guadagnato lo avevano utilizzato per farsi la casa, e quindi hanno dato lavoro a quello che vendeva i materiali edili, all'elettricista, al falegname, all'idraulico, e questo qua è accaduto in tutti i 67 comuni della nostra provincia. E quindi questi qui hanno deciso, come facevano in Belgio, in Germania, in Francia, oppure in Croazia oggi, oppure negli Stati Uniti, oppure in Brasile, hanno cominciato a rifare una comunità di quelli che erano una volta in Svizzera. E questa cosa qua da noi è ancora operativa, e facciamo un sacco di iniziative che vanno in questa direzione. Noi siamo nati 53 anni fa dopo la tragedia di Marmara, nel canton Vallese in Svizzera. E cosa è successo allora? È successo che quando sono morte quelle abbastanza equilibrate, insomma, noi ne abbiamo avuti 17 come provincia di Belluno su 56, ma sono stati anche tanti abruzzesi, anche di altre regioni italiane. Praticamente non c'era nessuno, tra l'altro poi allora il consolato generale del governo italiano si era lavato le mani perché ha accettato l'impostazione delle autorità svizzere. Alla fine nessuno è stato condannato, tutti i soldi. Se voi andate a vedere in internet, abbiamo sparato le spese legali. Se andate a vedere, avevano messo il cantiere e sopra c'era il ghiacciaio che andava fuori a sbalzo 15-20 metri. Provate a mettervi anche solo una tenda da campeggio e sopra 300-400 metri vedete che va fuori il ghiaccio a sbalzo, se voi vi mettete là. Ma al di là di questo, è successo che a causa di questa negligenza delle nostre autorità, sia consolari sia del governo italiano, praticamente alcuni dei nostri giovani ragazzi di allora, che erano 20, 22, 23 anni, che erano in Svizzera, hanno deciso di rientrare e di fondare l'associazione. Hanno avuto la fortuna di trovare qualche vecchio barone, come quello vostro qui di questo sito, no? Che
che era un po' più aperto, un po' più sensibile, anzi in certi aspetti anche benefattore, che ha messo a disposizione tutte quelle, quelle cose che servivano per partire. E quindi da lì è nata l'associazione. Pensate che noi abbiamo un mensile che esce ogni mese da 53 anni. Abbiamo un comitato di redazione, abbiamo una biblioteca con 4.500 volumi, tutti mirati alle migrazioni. E poi abbiamo da 8 anni il Museo Multimediale Interattivo. E da 2 anni abbiamo una radio in streaming, Radio ABM nel mondo, e ci sta dando moltissime soddisfazioni. E ogni settimana abbiamo 3, 4, 5 scuole che vengono, prenotano la visita al museo. Abbiamo 12 volontari, persone giovani e qualche meno giovane che è andato in pensione, che hanno fatto il corso per le guide, per illustrare il museo multimediale. E anche la domenica, se qualcuno si prenota, abbiamo questi volontari che vengono e sono a disposizione per fare la visita. Poi, lo diceva Somario, dopo 6 anni di battaglie, soprattutto da parte dell'Associazione Bellunese nel mondo, dei Trevisani nel mondo, siamo riusciti a far firmare un protocollo dalla Regione al Ministero della Pubblica Istruzione per l'insegnamento dell'immigrazione nelle scuole venete. È un protocollo un po' mezzo imbroglio, nel senso che siccome c'è l'autonomia nelle scuole, se un dirigente scolastico dice a me non ne frega niente del protocollo che è stato fatto tra la Regione Veneto e... Scusami, ma infatti ci vorrebbe una legge. Se no, aspetta, sto arrivando. Allora, mentre noi prima quali sono qua gli insegnanti? Sono insegnanti? Sì. Sapete che avrei indovinato che eravate insegnanti? Sì. Allora, dopo vi spiegherò anche separatamente perché. Allora, prima cosa si faceva? Già da 7-8 anni noi non mandiamo un professore come te o come quello che è andato via a parlare di ragazzi. Noi abbiamo deciso anni fa di mandare le migranti di 80 anni, 85, 88, 90, cioè mandare quelli che sono stati in giro. Perché un conto è fare la conferenza dove serve il professore, questa è la mia opinione. Un conto è che dopo seguano, che vanno una donna o un uomo che ha fatto l'immigrazione vera. Perché abbiamo visto il risultato anche delle iscrizioni e delle visite del nostro museo, ha un effetto importantissimo, perché poi questi tornano a casa e finalmente vanno a parlare con la nonna o con la bisnonno o con la bisnonna e cercano di raccontarsi delle cose che non hanno mai affrontato. E quindi questo ha avuto che in alcune scuole dove c'erano insegnanti disponibili e sensibili e dove non c'era dirigente che rompeva le scatole, a un certo momento la cosa l'abbiamo fatta. Però un conto è avere questo protocollo, comunque aiuta perché siamo sempre dipendenti, però è una roba normata. Adesso bisogna fare l'operazione che tra l'altro il Presidente della Regione Veneto l'ha già fatto una settimana fa con il Ministro della Pubblica Istruzione, dove questa cosa dovrebbe essere un ragionamento che si recepisce a livello nazionale. E questo è un aspetto da non sottovalutare. Perché non so da voi, ma i giovani che rimangono anche da noi sono giovani che sono più deboli strutturalmente. Una settimana fa hanno seppellito a Belluno in piazza un ragazzo di 18 anni che è uscito da scuola, ha preso una moto, ha registrato un audio, è andato su sopra Cortina e poi si è ucciso e ha lasciato il video al papà, ha mandato via telefono e il papà lo ha letto, l'ho fatto sentire in chiesa durante la messa e diceva che lui aveva la fidanzata, aveva tutto che andava bene e dice, ha scritto che non si riconosceva più, ha fatto una premessa che lui aveva avuto la fortuna di nascere nel più bel posto del mondo. Noi siamo convinti che le nostre Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, sono veramente uno dei posti più belli del mondo. Detto che ha avuto la fortuna di nascere su un posto meraviglioso, ma che però ha trovato una società
piena di egoismo, di invidia e di ipocrisia, e quindi lui non ce la faceva più andare avanti. Allora, quanti sono, il ragazzo sembrava a posto, nessuna segnata, niente, quanti sono i casi in giro che si sanno e che non si sanno? Quindi tutto quello che serve per stare vicini ai nostri figli e ai nostri nipoti è fondamentale, è importante, e una volta non si poneranno questi problemi, perché stiamo celebrando i 100 anni della fine della guerra, e voi sapete cos'è stato l'anno della fame. Poi no, perché non eravate nella linea con gli austro-ungarici, però c'erano molti soldati che arrivavano anche da questa parte, no? L'anno della fame, dal novembre all'ottobre, novembre 17, ottobre 18, la gente si spostava perché non c'era niente da mangiare. Poi c'erano situazioni, noi abbiamo una mostra che verrà inaugurata il 3 di novembre a Pistoia sui movimenti nelle retrovie che abbiamo fatto come associazione, 600.000 persone con la caduta del Caporetto praticamente sono state accolte dalla Pistoia, da Ravenna, da diverse parti d'Italia, no? come è successo durante il disastro del Vajont, che interessa la nostra provincia purtroppo. I bambini che sono sopravvissuti a quella tragedia sono stati ospitati ai bagni di Luca. Ma sono tutte cose che i giovani di oggi non sanno. Allora, andando a casa a parlare con i nonni, sentire questi racconti, vedere vivere, farsi dei confronti, guardare quando si fanno dei film o delle manifestazioni teatrali come quella che vedremo dopo, libri, cioè è tutto importante per aiutare a rafforzare il carattere dei nostri figli e dei nostri nipoti. E per far questo noi vi diamo un altro numero. Nel 2017 1500 persone della nostra provincia sono andate via. Noi una provincia di 210.000 abitanti, ne abbiamo 500.000 oriundi in giro per il mondo, quindi due volte e mezza la nostra provincia in giro per il mondo. E siamo in continuo calo, perdiamo ogni anno 1.000 persone. E abbiamo 1.500 giovani, 1.000 sotto i 30 anni, 500 sotto i 30 anni, che sono nel 2017 sono andati via. Quindi c'è tutta una... E cosa noi abbiamo fatto? Perché poi il sindaco ha fatto un comizio mezzo elettorale, no? Non so se ti presenti ancora. Ma avevi l'entusiasmo e lo porta, complimenti, mantenetelo così perché è ancora in pressione giusta. E ne ho letto. Allora, adesso sono andato a perdere il discorso. Non stavo dicendo. Ah no, allora, dopo la fine dei discorsi, specialmente io che ho fatto il sindaco, ho fatto altri capi di lungo corso. Dobbiamo anche guardarci indietro e dire chi c'era dopo, prima di me, c'ero io qualche volta. E bisogna cominciare a fare passi concreti. Allora, il passo concreto che abbiamo fatto è quello di istituire questo social network dell'unoradici.net. Mi rivolgo ai giovani, per giovani intendo solo i 39 anni, per noi è un giovane. Andate dentro su dell'unoradici.net e troverete questo social network che riunisce tutti i giovani e le giovani che sono uscite dalla nostra provincia negli ultimi 8 anni da quando è nato questo social network. E lì noi praticamente abbiamo il termometro immediato di quanti oggi sono a Londra, di quanti sono a Berlino, di quanti sono a Sydney, in Città del Capo, e li stiamo facendo come facevano una volta con i vostri da noi in Svizzera. Non c'era il telefonino, non c'era il telefono, e c'erano i pizzini, cioè si trovavano sul cantiere, sulla miniera, e si passavano il bigliettino: ci troviamo sabato alla cantina, e lì cercavano di informarsi, di fare comunità. E noi lo stiamo facendo attraverso questo social network che ci sta dando moltissime soddisfazioni. Siamo arrivati ad avere 996 persone iscritte, e abbiamo fatto un vademecum che vi faremo avere, dove quest'anno abbiamo stampato, che riguarda 7 paesi del mondo, dove sono presenti questi ragazzi, e dove ciascuno che va là e vuole domandare
come sono l'assistenza sanitaria nel paese, come si fa a aprire un conto corrente, come si fa ad avere andare in affitto, cioè sono tutti servizi offerti proprio per cercare di aiutarli. Ovviamente il passo successivo che stiamo facendo e che quando verrà su anche il sindaco piacerebbe farglielo vedere concretamente è che con l'associazione industriali e con l'associazione degli artigiani e della piccola e media impresa chiederemo loro a queste aziende di poter avere un elenco dei curriculum che loro richiedono per le loro aziende. E ovviamente lo chiederemo anche alle istituzioni pubbliche, perché per mettere il direttore generale di una società bisogna andare a prendere uno da Miami o uno che arriva dalla Calabria, cioè prima, io dico prima gli italiani, prima i siciliani, cioè non c'è una realtà in Sicilia disponibile a fare quell'incarico, ad assumere quell'incarico, c'è nella comunità dei siciliani all'estero. Per far questo bisogna fare un lavoro e avere un catasto delle professionalità, delle acquisizioni di curriculum e di conoscenze nuove, perché uno quando va via e dirige a Londra un'associazione, un organismo per 5-6 anni in un certo settore e poi qui magari c'è bisogno, perché non mettere anche questo nelle condizioni di partecipare? E quindi noi stiamo facendo questo lavoro, che è un lavoro secondo me che ci darà molte soddisfazioni concretamente. Si parlava prima all'inizio nel 1850, nel 1875 noi siamo partiti prima, è vero, però sapete chi è partito prima di quelli del nord Italia? I genovesi. No? I tedeschi. Ricordatevi questo, i tedeschi soprattutto della Baviera, il sud della Germania, nel 1850 sono arrivati nel sud del Brasile e hanno occupato i posti più belli, perché sono arrivati 25 anni prima degli italiani del nord. Questo è significativo, perché voleva dire che la pelagra, sapete cos'è la pelagra? Che la pelagra e che la difficoltà di mangiare c'erano addirittura nel 1825 anni prima in Germania. I nostri hanno resistito di più, sono arrivati fino al 1875. Ed oggi noi abbiamo una comunità in Brasile che è incredibile, insomma. Noi stiamo perdendo iscrizioni nella vecchia Europa e stiamo aumentando molto. Noi non siamo presenti negli Stati Uniti, abbiamo Canada, abbiamo Sudafrica, abbiamo Australia, però abbiamo Argentina e abbiamo Brasile. Con voi dividiamo un po' Canada e Argentina, perché voi siete molto più presenti di noi. Andando a chiudere, io mi auguro, sindaco, che da questo finanzamento, ancora non ti darò nessun bacio, da questo finanziamento si possa avviare delle idee interessanti. Io pensavo, per esempio, cominciare a dire alle vostre scuole qui, perché invece che fare una gita a San Marino o Lago di Garda, una volta hanno fatto una gita nelle Dolomiti, il patrimonio dell'UNESCO, noi vi diamo una mano a organizzare lì la logistica e i riferimenti e tutto, e viceversa portare giù le nostre scuole. Ma dirò di più, dirò che noi organizziamo ogni anno 5-6 viaggi, comunichiamo a tutti i nostri soci chi è interessato, perché non possiamo organizzare una corriera, dico una corriera o un aereo, e venire qua quando voi fate alcune iniziative e poi vanno a vedere Palermo, vanno a vedere qualche altra realtà della Sicilia. Secondo me questa collaborazione che oggi firmeremo va in questa direzione e mi piacerebbe molto, il direttore Santo, se anche il Museo delle Spartenze potesse aderire all'UNAIE, perché da quando è morto Mimmo Azia, dei siciliani nel mondo, non c'è più stata questa presenza dei siciliani all'interno di questo organismo che rappresenta tutte le associazioni italiane. Costa 200 euro l'iscrizione annuale, il sindaco ha detto che ci sono problemi. Quindi, non ci sono.
secondo me sarebbe una roba molto interessante. Dopodiché vi faccio i complimenti per questa magnifica serie e anche per i lavori che farete in futuro per completarla al meglio. La nostra, il nostro museo è un po' un museo un po' diverso, nel senso che il nostro è molto più multimediale e è di tipo tradizionale per i minatori e per i gelatieri, perché Belluno è la capitale del gelato artigianale, non del gelato in generale, perché sappiamo che i siciliani possono giocarsela in volata allo sprint il risultato. E quindi vedrete anche le macchine che facevano il gelato prima della scoperta dell'energia elettrica, dove io e Lodovisi, se eravamo in quell'epoca lì, avremmo qualche chilo in meno, perché saremmo lì continuamente a girare la manovella per permettere di realizzare una cosa che è stata inventata da un siciliano che ha incontrato un arabo a Belgrado, così dicono, che mettendo il ghiaccio attorno al centro e poi mettere sopra il sale, sì, si produceva il freddo, e quindi però bisognava menare, perché con il bastone dovevano far montare la nocciola o la vaniglia, e quindi noi ci ritenevamo di essere la capitale. E poi dell'Occhiale, il museo dell'Occhiale, che merita, se venite su, di andarlo a vedere, che siamo un po' la pace a livello italiano dell'Occhiale. E poi se venite su il 21 di luglio, magari venite su il 19, il 20, che è un sabato del prossimo anno, visto che ci sarà la beatificazione di Papa Luciani, che è nato a Canale d'Agordo, noi faremo la festa dei Bellunesi nel mondo il 21 di luglio a Canale d'Agordo. Se voi venite su o il 19 o il 20, partecipate alla festa, così facciamo la stessa firma che abbiamo fatto qua su, e potete anche, poi si va a vedere il museo di Papa Luciani, e potete, magari se organizzate 3, 4, 5 giorni, andare a vedere anche i Dolomiti, il patrimonio dell'UNESCO. Benissimo. Il secondo fidanzato ha diritto alla parola anch'esso. No, io voglio innanzitutto ringraziare per questa splendida accoglienza. Tu sei nato da questa collaborazione con Santo ormai di un anno fa, insomma, quando ci ha proposto di iniziare a fare una collaborazione, io ovviamente l'ho subito portato al presidente al direttivo, perché da sempre noi crediamo nelle collaborazioni, no? Siamo italiani, ma è giusto esserlo anche in modo concreto. Il nostro museo è nato nel 2013, l'obiettivo è di non dimenticare le persone che sono proprio dietro di voi, che sono italiani, in questo caso sono venuti dalla Sicilia, ma foto come quelle rappresentano anche i nostri bellunesi, ed è importante perché siamo in una fase in cui la memoria orale rischia di morire, perché io ho sempre in mente la scatola delle scarpe con dentro le foto dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, no? Foto stupende, foto bellissime, che però rischiano di diventare anonime, perché sono delle foto belle, ma se manca la persona che ci dice chi sono quelle, in che anno e dove sono, perdiamo veramente un pezzo della nostra storia importante. In più si parlava che ben 30 milioni di italiani sono andati all'estero, noi lavoriamo molto con le scuole. Io pongo sempre questa domanda quando vengono i nostri studenti: alzi la mano chi ha avuto un nonno, un bisnonno, ormai, perché abbiamo anche dei bambini di 8 anni, 7 anni che sono andati all'estero. Su una ventina di bambini, ragazzi anche delle superiori, su 20, 8, 9 alzano la mano, gli altri nemmeno alzano la mano. Questo non perché non hanno avuto un nonno, un bisnonno, perché purtroppo questa storia viene più tramandata. Allora ci si mette sempre d'accordo con le insegnanti: quando tornate a casa chiedete ai vostri papà, ai vostri zii, se qualcuno è stato all'estero. Sono convinto che quando tornerete a scuola e la vostra insegnante vi porrà questa domanda, tutti alzeranno la mano. Quindi è una storia che rischia di andare nel dimenticatoio, una storia che è importante anche per capire l'immigrazione che stiamo vivendo. Noi puntiamo molto sul multimedia perché
perché il nostro museo è nato in tre stanze della nostra sede. Quando verrete a trovarci ve lo faremo vedere in modo concreto. Quindi gli spazi stretti ci hanno spinto a puntare con questi nuovi mezzi, che comunque sono mezzi molto utili anche per i giovani e non solo, ci permettono anche di andare oltre a quei 120 metri quadrati che fanno parte del nostro museo. E parlando di minatori, adesso stiamo per terminare un progetto che ci permetterà di portare in una sala del nostro museo il lavoro in miniera. Andremo a Marcinel, molti di voi conosceranno questa immane trasella del 1956, la miniera è diventata anche un museo bellissimo, che se qualcuno di voi non è andato vi invito di andare a vederlo. Beh, andremo in questa galleria, faremo delle riprese a 360 gradi con queste nuove tecnologie che ci permettono di fare queste riprese, e permetteremo alla persona che verrà a trovarci al nostro museo di vivere come era il lavoro in miniera. Non solo in miniera, ma anche nelle baracche. Si parla molto delle baracche, no? Dove andavano i nostri emigranti. Però mi ricordo di un bambino, no? Si parlava, c'era appunto la testimonianza di un ex emigrante che raccontava: io vivevo in queste baracche, no? E questo bambino ingenuamente alza la mano e chiede a questo ex emigrante: ma scusi, quante stelle aveva la sua baracca? Pensava fosse un albergo, quindi per dirvi anche che cos'è la baracca. Fortunatamente c'è ancora una baracca in piedi nella zona di Charleroi, appunto vicino a Marcinel, e riprenderemo a 360 gradi anche questa baracca, in modo tale che le persone, piccole o grandi che saranno, potranno rendersi conto effettivamente dove vivevano i nostri emigranti. Un museo quindi fatto di video. Siamo anche una piccola casa editrice, dal nostro presidente consegnerà una serie di pubblicazioni che abbiamo creato, ed è importante creare anche un archivio fotostorico. Noi siamo partiti, lo inaugureremo fra un mese, l'archivio fotostorico che si chiama Alepeia, prende il nome dal greco questo svelamento, questo scoprimento, perché 30 milioni di italiani sono partiti, però apriamo anche un libro di storia delle scuole medie superiori, se ci ho imparato, perché qua la nostra nazione è già tanto, da nord a sud. Questo sarà un archivio online, quindi si potrà tranquillamente consultare, e ripeto, è importante che venga arricchito, e quindi una collaborazione in più potrebbe essere anche questa, non solo attraverso il nostro museo, ma anche attraverso questo archivio che sarà fatto di foto, di lettere e anche di interviste. Noi stiamo cercando di intervistare il maggior numero di ex emigranti o di emigranti che sono ancora all'estero, perché adesso hanno sui 70-80 anni, ed è importante che questa memoria venga archiviata. Dopodiché, con le fotografie, sono cose personali, ci mancherebbe della propria famiglia, noi le digitalizziamo e consegniamo indietro il tutto, ci mancherebbe. In più, una cosa interessante, noi proponiamo anche delle mostre temporanee, no? Perché il museo vive anche con delle mostre interne, quindi c'è il classico percorso, però è importante fare delle mostre, e giochiamo anche con i ragazzi. Per esempio, abbiamo fatto questo libro a fumetti, consegneremo sempre al sindaco e a Santo, che parla di due personaggi veneti che sono andati all'estero, una a Narek in Brasile, e l'uomo Jeff Costa, che è andato nel Nord America. Da questo fumetto, il prossimo mese, inaugureremo questa mostra, che durerà un mese circa, dentro il nostro museo, giocando anche con le immagini e con i nostri ragazzi. Termino col fatto che è importante portare la storia dell'emigrazione nelle scuole. L'idea, attraverso le associazioni venete, quindi come c'è la Regione del Mondo, c'è la Previsione del Mondo, la Vicentina del Mondo e così via, l'idea di produrre, diciamo così, anche dei libri didattici da consegnare a questi bambini, poi per le scuole primarie, secondarie e quant'altro, in modo tale che abbiano anche uno strumento utile studiato ad hoc per loro, e che appunto possano rendersi conto di quanto i nostri italiani hanno fatto all'estero e quanto noi non dobbiamo dimenticare appunto quelle persone, quello che hanno fatto per tutti noi. E termino con questo social network di cui vi ha già parlato il nostro presidente Belluno, radici.net. Da 3 anni a questa parte abbiamo creato anche un'area campus dedicata alle studenti di quarta e quinta superiore e dell'università, perché ovviamente si parla adesso che c'è internet, che mi interessa di queste associazioni, vado su Facebook, vado su LinkedIn, trovo tutto quello che voglio, ci mancherebbe, ma chi ci dice che quello che trovo in internet corrisponde al vero? Se hai la fortuna, di quel 20% sarà un'esperienza stupenda, altrimenti rischi di vivere un'esperienza drammatica. Allora,
Ovviamente anche noi sfruttiamo le potenzialità di internet, ci mancherebbe, ma dietro a questa rete ci sono dei bellunesi che non avrebbero nessun motivo di prendervi in giro. Vi faccio un esempio concreto: un ragazzo bellunese che ha appena vinto una borsa di studio per un dottorato a Copenaghen era in difficoltà perché non riusciva a trovare l'appartamento e doveva partire entro un mese. Però noi attraverso questa rete abbiamo cercato, c'erano tre ragazzi della community che vivevano a Copenaghen, però nessuno dei tre è riuscito a trovare un alloggio per questo ragazzo. Allora ho detto: guardate, mandiamo un messaggio a tutta la community, perché ovviamente questo social network è dedicato solo ai bellunesi, ma non è che i bellunesi che sono all'estero stanno con i bellunesi, vivono con i bellunesi, si sposano con i bellunesi, che stanno facendo gemellaggio con i siciliani, ci sono problemi, no? Allora abbiamo mandato un messaggio a tutte queste persone. Ci ha risposto nello stesso giorno un bellunese che vive a Londra, che quindi non viveva nemmeno a Copenaghen, che dice: guardate, un mio carissimo amico ricercatore tedesco sta per lasciare un appartamento a Copenaghen, se volete vi metto in contatto con questo ragazzo, l'appartamento è stato trovato. Quindi, come si faceva una volta a rete, la facciamo anche ora, ed ecco che una soluzione naturale nostra cerca di offrire uno strumento 2.0 anche per i nostri studenti, insomma per i futuri, ahimè, emigranti. Perché dopo il messaggio che si vuole dare, c'è anche una parte del nostro museo dedicata proprio ai giovani che in questo momento si trovano all'estero. Non è che noi vogliamo fare i muri, rimanete in Italia, ci mancherebbe, importantissimo vivere un'esperienza all'estero, apertura mentale, una formazione più grande. Tant'è vero che era stato fatto uno studio, dopo 3 anni di permanenza all'estero, il 70% di questi ragazzi avrebbe voglia di rientrare, perché dall'estero vedi anche i difetti, ci mancherebbe, del tuo paese, ma vedi anche i pregi del tuo paese. Oppure vedi, caspita, un paesino che non è sempre New York, Londra, perché molti vanno anche in altre zone, caspita, una realtà, magari come nel nostro caso di montagna, il problema della montagna, della provincia di Belluno, in quella determinata località tedesca è stato risolto in questo modo. Che bello, vorrei tornare nel mio paese, nella mia città, per portare il mio contributo. Quindi quello che stiamo spingendo, come ABM, è quello di cercare delle opportunità perché questi ragazzi rientrano, quindi benvenga un'esperienza all'estero e dopo cerchiamo di trovare qualcosa affinché possano rientrare. Perché a livello statistico, dopo 3 anni di permanenza all'estero, rimangono all'estero, insomma è difficile perdere, insomma. Quindi l'invito è che veniate da noi al nostro museo, viva per questa collaborazione. Sono certo che nasceranno delle belle opportunità non solo per voi ma anche per noi, cioè tutti si impara, eh? Non è che siamo qua per insegnare, ma il rapporto deve essere reciproco. Grazie. Siete invitati al teatro, dove la compagnia dell'associazione Prospettive farà vedere uno spettacolo di canzone sull'emigrazione. Siete tutti invitati, siete seduti più comodi, alcuni sono in piedi, mi dispiace, ma saranno molto più comodi. Adesso l'assessore Lodisi, che ha partecipato e ha promosso gran parte di questo testo, è pregato di leggere gli ultimi articoli, dall'articolo 1 in poi, per poter procedere alla firma. Allora. Premessa, articolo 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo. Articolo 2. Le parti manifestano il loro interesse a cooperare nell'ambito della promozione di un miglioramento della fruizione dei musei e dei luoghi della cultura delle migrazioni, in un'ottica di valorizzazione e promozione dello scambio culturale ed operativo, mettendo in atto le attività di cui è l'articolo 3, attraverso modalità di incontro e consultazioni permanenti che consentano anche la collaborazione nella realizzazione di prodotti comuni, sia nel campo delle installazioni e strumentazioni museali, sia in quello della diffusione e pubblicazione di quanto prodotto. Articolo 3. Le parti si propongono di sviluppare studi e ricerche sulle modalità umane nel corso del tempo per conoscere in modo sempre più approfondito i protagonisti, le cause, le condizioni, le caratteristiche strumentali, i mutamenti, le conseguenze umane, sociali, culturali, politiche, eccetera, del fenomeno migratorio. Le esperienze già realizzate e in divenire che abbiano prestato e prestino attenzione ai modi e agli strumenti della divulgazione dei risultati degli studi,
la cui comunicazione dovrà puntare a coinvolgere in prima persona non solo gli utenti delle due istituzioni, ma anche il più vasto pubblico, in modo da poter essere compresi, discussi e diventare oggetto di dibattito, confronto e riflessione. Archivi fotografici e filmati derivanti dagli archivi personali, familiari, privati e pubblici, in donazione e in prestito temporaneo alle due istituzioni. Percorsi educativi e didattici per ragazzi e giovani, tenendo conto delle necessità della trasmissione critica alle nuove generazioni di conoscenze sul passato, spesso considerate poco interessanti o poco utili per comprendere la realtà odierna. Repertori di storia di migranti del passato e dei giorni nostri, sul supporto cartaceo o digitale che consentono una conoscenza empatica e diretta delle vicende umane, spesso trasformate in aride statistiche, numeri e grafici. La presente convenzione non comporta alcun corrispettivo economico tra le parti. Oggi ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle istituzioni di appartenenza. Villafranca, Belluno, in data odierna, venne firmato dal sindaco Francesco Agnello e dal presidente Oscar De Fon. Mercante mi diceva che a Belluno ci sono diverse persone di Villafranca, quindi bisogna fare un circolo di Villafranca e Belluno, certo, e aderisce alla nostra istituzione. Allora vanno al museo e sì. E poi io e Marco non siamo professori, eh? No. Vito sindaco, non chiamarmi più professore. È la trasmissione del tonno, no? Santi, sugli antichi mestieri da noi, oltre un centinaio, qualcuno lo facevano anche da voi, forse con qualche variante, e poi la storia della nostra associazione. Bene. Ah, bene. E poi i ricordi della valigia e quello dei fumetti che ha parlato prima Marco. Fatto? Sono il sindaco. Il sindaco consegna la targa. Ricordo. Il ricordo della firma del patto di gemellaggio tra il Museo Interattivo delle Migrazioni e l'Associazione Bellunesi nel Mondo ed il Museo delle Spartenze dell'area del Rocca Busarra. Sindaco di Villafranca di Francesco Agnello, Villafranca 27 ottobre 2018. Grazie.